Avanti, avanti. Permesso? Sì. Posso, è arrivato Andre. Oh, Andre! Grazie. Il pancio, il mio numero uno. No, no, come va? Ciao, non c'è male, non c'è che male. Che bello vedervi. Eh sì, questo ragazzo è cresciuto bene, 4 anni. Non c'è male, eh? Sì. Allora, è andato bene. Andrea, cosa ci proponi quest'anno? Che cosa ti sei inventato per farci ridere e fatturare? Appunto, quest'anno infatti ho portato anche mio nonno, no? Perché pensavo di fare una cosa, sai, visto che l'anno scorso i video con lui sono andati come sempre benissimo, no? Andrea, tu mi avevi detto una cosa su Instagram, l'ideona... No, ci abbiamo pensato a Instagram, appunto, più di una volta, però non ci veniva l'ora. Andrea, ormai sono 4 anni che tu fai videos, no? No, è 4 anni ormai, quello che dovevi dire l'hai detto, no? Ah, magari qualcosa. Andrea, tu ormai sei arrivato, fai parte della casta. Mi pare che quest'anno hai fatto 2 film e una programma Rai. Quante puntate? 55 puntate. 52. 52 puntate. Andrea, forse non lo sai, la gente ormai ti odia. Come mi odia? A me mi odia. Ma ho una buona notizia. C'è un modo per riconquistare il loro amore. Allora facciamo, non c'è problema, dai. Per farlo però devi sporcarti le mani. Vabbè, l'abbiamo fatto tante quelle volte, dai. Così. E tu hai presente Diletta Leotta e sai da quanti anni è che fa Sky? Ah, un annetto. No, è 5 anni che fa Sky. 5 anni? Ma sai perché tu la ricordi da un annetto? Perché un annetto fa sono uscite le sue foto porno sul web. È vero, è vero. E ha cominciato a avere un successo incredibile. È schizzato. Il tuo amico gay, un dissing di qua, una mugnetta di là. Ed è gran numero uno, quello. E quanto ha fatto? Quanto ha fatto? Un milione penso che sia su Instagram. Ah, ma numero uno, bella tassa. E tu quanto fai su Instagram? Niente. No, abbiamo 400.000 iscritti, però facciamo, non troviamo il modo. Allora, sai perché? Perché fai una vita di merda, Andrea. Tutto casa famiglia, non fai hype intorno a te. Hype, cazzo, hype. Curiosità, talk about, non sei interessante. Ma cazzo, ti sei messo pure a fare una figlia. Ma come ti viene in mente? Ma che cos'è la vita in diretta? Ma che ci stiamo scherzando? Ma ti... Oh, quest'anno se vuoi dare da mangiare a tua figlia, devi spaccare su Instagram. Va bene, allora dai, facciamo. Bravo. E pensaci allora. E potremmo, che so, che rimane, che possiamo fare? Andrea. Scusa Noemi, puoi lasciarci solo qualche istante? Grazie. Scusa. Che sarà questa cosa? Allora, un modo per rilanciarti. Va, sono pronto. C'è un solo modo. E facciamo, guarda, io sono pronto a tutto, lo sai, ma c'è, ma il problema c'è. Dimmi. Andrea, la devi prendere nel culo. Ma che cazzo è? Ma da un nero. Ma che è da un nero? No, mi dico qualcosa. No, ha ragione, tutto. No, già sapeva tutto. Non senti niente. Ma guarda, ma tu stai scherzando, ma voi state scherzando, compa. Ma tu sei pazzo, ma che cazzo mi devo fermare? No, ma dai, siediti. Secondo, pur parlè, dai, pur parlè. Mettiti a sedere. Pur parlè di una cazzata, però io ti sto ascoltando. Ma sì, Andrea. Allora, ragioniamo. Dai. Tu sei un simbolo della virilità terronica, sei il terzo bronzo di Riace. Cioè, un tuo video sul web. No, ma che cazzo. L'immigrato che incula il padre di famiglia meridionale. Dai. Ma come no? Ma riderebbe tutto il mondo! Una cosa così fa esplodere il web davvero, ma mai male! Ma no! Ma tu diventerai lo Zimbello d'Italia! Allora, pensaci un attimo. Questa sì è una soluzione. Sì, ma che cosa vuol dire, ragazzi? Mi prendono per il culo. Cioè, quello è il tempo, no? Sì, ma fermo, poi tranquillo, poi arriverà il solito comunista, giornalista che parlerà bene di te, prenderà le tue difese e farà cambiare i sentimenti degli italiani. Come succede? Lo sai come sono gli italiani. Ah, che dici che poi si inverte? Sì, e poi tu diventerai magari il simbolo delle comunità gay pro-Africa italiane. Dai, Andrea, pensa. I partiti faranno carte pazze. No, guarda, adesso ho capito il ragionamento, vabbè. Questa è una previsione di Marco Montemagno. Stiamo parlando di una previsione di 150.000 follower di incremento a settimana su Instagram. Sei pronto?
Aspetta un attimo. Nonno! Tira via le mani! Nonno! Sono qua. Eccomi. Ma ne abbiamo messa abbastanza? Sì, non preoccuparti, non senti niente. Non senti nonno, dammi la mano che c'ho. Sì. Taggami anche me, perché così fica ancora. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear.